Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pizza capricciosa in teglia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo Manitoba, acqua, zucchero, lievito di birra fresco, olio evo e sale. Per farcire, mozzarella tagliata a fette, salsa di pomodoro condita con olio, sale e pepe, carciofini sott'olio, funghi sott'olio, olive nere, prosciutto cotto e origano. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero ed il lievito ed azionare il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, l'olio e il sale ed azionare il bimby in modalità spiga per 4 minuti. Trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per 1 ora e 30 minuti. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su una teglia rivestita con carta da forno. E con le mani stendere. Lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per 1 ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, adesso schiacciamo leggermente la parte centrale, lasciando i bordi. Farcire con salsa di pomodoro la mozzarella il prosciutto i funghetti i carciofini e le olive. Spolverizzare con origano. Cuocere in forno preriscaldato statico a 230 gradi per 25-30 minuti. La pizza è cotta, serviamola. Pizza capricciosa in teglia. Grazie e alla prossima ricetta.